In diretta da Casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo qui con due dei nostri autori. Do il benvenuto a Paolo Tolu e Marco Tolu, autori insieme a, quindi a quattro mani, del romanzo autobiografico Legami, il fratello mancato. Buongiorno e benvenuti, come state? Bene. Allora, nonno e nipote. Come nasce, Paolo, questo, l'intenzione di mettere nero su bianco un romanzo autobiografico, partendo dal titolo Il fratello mancato, Legami? È un travaglio che parte da lontano, fin dalla sua infanzia. Noi lo amo a casa, ovviamente quasi tutte le domeniche, il sabato. Ovviamente da qui poi sono nate una serie di invenzioni, di marachelle, legate al personaggio, al fratellino mancato, che è Robertino. Questo, lui è un fratellino che avrebbe sempre voluto, che purtroppo a Roma non ha mai avuto, essendo figlio unico. Da qui l'idea, nell'andare degli anni, l'idea di inventare un personaggio, la parte cattiva della birichina del fratellino rispetto a lui, al personaggio, al Marco, che invece è un ragazzo per bene, studia, si impegna, è educato, e quindi è la contrapposizione di due personaggi familiari che cercano di diversificarsi, no? Di avere una specie di doppia anima all'interno del nucleo familiare. Da qui è nata l'idea, però magari Marco, adesso visto che è qui, potrà meglio raccontare come è nata l'idea. Esatto, Marco, soprattutto com'è questo, si tange che c'è un rapporto speciale tra te e tuo nonno, tanto è vero che avete scritto un libro a quattro mani. Come nasce poi l'idea di scrivere proprio un libro basato appunto su questo rapporto fantastico che tu hai con questo Robertino? Allora, partiamo dal fatto che io non sono mai stato un amante di libri, né leggerli né scriverli, però sin da piccolo lui mi raccontava magari delle storie appunto basandosi su questo Robertino. Quel Robertino sarebbe il nome in codice, noi non sapevamo mai come chiamarlo, allora si chiamava in questo Robertino. Modo. Esatto. E io ho sempre avuto un fratello perché magari mi sentivo solo, ero uno a cui piaceva molto giocare, divertirsi, no? Però ero da solo, no? E lui mi raccontava sempre delle storie, allora abbiamo pensato perché non provare a scriverci un libro, un romanzo, qualcosa che raccontasse di noi due, anche nell'immaginazione, no? Però abbiamo provato a farlo e direi che ci è riuscito anche bene, ci siamo trovati anche bene a farlo insieme. E nulla, ha solo migliorato il nostro rapporto e il nostro modo di vedere le cose. Io mi sono trovato bene, anche se, ripeto, non sono un amante di libri, né lettore né scrittore. A me piace tutt'altro nella vita, però mi sono trovato molto bene, devo dirlo. E ho aumentato il mio rapporto sia con lui che con la nonna, che adesso mi vogliono molto bene. Il romanzo autobiografico ha un'ambientazione diversa da quella attuale, però. Sì, è un'ambientazione diversa, però prima di addentrarmi adesso dell'ambientazione geografica del romanzo e ovviamente dei personaggi che sono intorno al racconto familiare, è bene fare una piccola premessa che ci tengo a farla. Come si diventa uno scrittore? Che non è che ci si arriva da un giorno all'altro, certo. Così tanto per... Io ovviamente sono nato un po' più artista, nel senso comunque disegnavo, ho sempre dipinto, ho sempre frequentato gli ambienti milanesi dove ho conosciuto i più grandi pittori italiani. Ho conosciuto Enrico Bai, grande maestro della patafisica, ovviamente grazie a lui abitavamo nello stesso paese di Vergiate, quindi ovviamente questa amicizia che ci ha legato per circa 50 anni ha fatto sì che io crescessi sul piano culturale, eccetera. E da qui l'idea appunto di cominciare a scrivere qualche poesia. Dalla poesia poi sono passato al romanzo. Infatti il primo libro di poesie me l'ha dedicato il maestro Enrico Bai. Poi da qui ho conosciuto un altro maestro bravissimo, veramente bravo, che frequentava Parigi, che è Ermanno Besozzi, è quello che ha dipinto lo yacht di Onassis insieme a Fedeli,
ho fatto questa piccola premessa perché mi era dovuta, perché solitamente ci si dimentica di chi ti ha dato una mano a livello intellettuale, a livello, quindi il mio maestro rimane comunque il maestro Enrico Bai. L'ambientazione è legata a una fattoria nel vicino Ispra, che io ho chiamato giusto per in codice IBA. Acqua Negra è un fiume che esiste sicuramente, e lì ho ambientato, mi sono inventato questo maniero, questa fattoria piena di animali, dove ho collocato il padre, l'ho fatto diventare contadino, il quale ovviamente vive dell'attività agricola, quindi ovviamente parliamo degli anni 50. L'Italia post-bellica. Esatto, post-bellica, quindi ovviamente esatto. Racconto più a vicenda dove si mangiavano ancora, non c'era la corrente elettrica, non c'era nulla, c'era ancora il mulino ad acqua, quindi ovviamente è un ricordo, una reminiscenza dell'infanzia, e questa mi è servita per articolare un attimino. C'è una predilezione per Bacco, dio del vino, quindi ovviamente lui fa il vino, fa il grano, fa tutto alle bestie, alle mucche, ai gatti, i cani. Lui tra l'altro è poi affezionato ad un cane che poi gli ha salvato la vita, e che è Rocky. Esatto. Rocky è un cane bellissimo che lui ha sempre con sé, e durante il guado di un fiume per andare a ritrovare suo fratellino, sto Rocky gli salva la vita perché stava negando. Questo è poi il senso bello del romanzo. Con quale spirito avete scritto questo romanzo? E soprattutto la domanda che mi viene spontanea: il primo capitolo che avete scritto, la prima cosa che avete messa nero su bianco, ve la ricordate? Sì, allora, il primo capitolo è dedicato interamente a suo padre. Esatto. Il quale aveva un padre, ovviamente, che ho dovuto inventarmi anche questo personaggio del padre, il quale si chiama Antioco, che è il nome vero di mio padre, e però l'ho collocato ovviamente un ex invalido che ha lavorato in miniera in Belgio, esatto. Ha lavorato, e quindi ovviamente l'ho educato. Lui andava per le scampagnate. Io poi, in ricordo di Attilio Dabine, che è stato un grande scrittore americano, italo-americano, che era di Sesona, era lo stesso che traduceva le opere di Italo Calvino. Ovviamente in questo scorcio così panoramico, che era molto, molto importante, ho inventato la storia di questi ragazzi che andavano al Ticino, che è un fiume, sì. Sesto Calende, eccetera, e loro andavano a fare le loro bravate. Quindi il primo capitolo è dedicato interamente alle bravate dei ragazzi di periferia, sempre legato agli anni 40-50 post-bellico, dove l'odore della polenta si sentiva, dove l'odore del pane delle nostre mamme era lì presente, dove l'acqua si attingeva dove era tutto più lento. Sì, esatto. Era tutto, sì, un esercizio più lento e più umano. Più umano. Esatto. Questa umanità noi col tempo l'abbiamo persa. Però lui può dirci questa differenza al limite il Marco, visto che così un giovane diciottenne ci può raccontare questa storia. Beh, ecco. Abbiamo avuto sicuramente la ricorrenza di usare, appunto, come dicevi tu, l'età bellica per dire che si potevano fare più cose che avrei voluto fare io con il mio fratello immaginario rispetto adesso, che sono cambiate le cose anche in male, secondo me, perché apparentemente c'è tutto, però manca l'essenziale a volte. Esatto, no? C'è tutto, sembra che c'è tutto, ma in verità manca sempre qualcosa di bello che c'era prima, magari adesso non c'è. Paolo, tu che rapporto hai invece, indipendentemente dal fatto che ci hai messo la tua mano, dove e se entri nel romanzo come personaggio? Io, ci sei? Come personaggio io non entro, volutamente non entro, perché l'autore non può entrare, a differenza di un racconto precedente autobiografico dove in prima persona racconto la mia storia. In questo volutamente non ho voluto esercitarmi, quindi interagire come personaggio parentelare o amico, eccetera, volutamente rimango anonimo, solo come autore. Ho investito invece alcuni personaggi legati alla sua famiglia, alla sua nonna Franca. Esatto. Suo nonno, il Mario, esatto, adesso sono deceduti entrambi, comunque con loro lui ha avuto un rapporto straordinario, devo dire la verità. Ha avuto un rapporto perché li accudivano
lui lo sa, insomma, è stato un rapporto veramente bello. Di origine veneta, Veneto. sono venuti comunque ha sofferto moltissimo Marco per la loro scomparsa, però fortunatamente sono rimasti i loro nonni paterni, e quindi ovviamente. Però devo dire la verità, che questo romanzo ha avuto una difficoltà immensa ad emergere, perché non sapevo come inventarmi alcune sequenze, proprio anche sotto l'aspetto scenografico, riuscivo difficilmente, anche il fatto di collocare un maniero, una fattoria con i loro, che ne so, i lettini, il mulino, le Tutto ciò che cantine, tutto ciò comprendesse compreso. Eh sì, l'ambientazione. era una cosa molto difficile. Poi soprattutto gli animali, i Certo. cavalli, l'asinello, eccetera, sembra una specie di fiaba interattiva. Te l'ultima domanda, anzi, inviti a tutti i tuoi coetanei a vivere diciamo, il rapporto con il nonno, perché è qualcosa di magico, no? Il rapporto con il nonno, secondo me, è uno dei più essenziali che devi avere in famiglia, perché, vabbè, io non so gli altri, comunque a me, io sono cresciuto con loro, quindi la maggior parte delle cose le ho prese da lui e sua moglie, e anche con gli altri, però diciamo che loro due mi hanno aiutato un po' di più, essendo più magari colti, avevano frequentato la scuola, quindi magari gli altri no. Secondo me bisogna avere un rapporto col nonno sempre, basandosi sul voler bene e sull'ascoltare, ti può dare solo insegnamenti importanti e basta per la vita. Grazie per essere stati con noi per questo bellissimo romanzo autobiografico che parla di famiglie, di legami di sangue che sono importantissimi. Ringraziamo Paolo Tolu e Marco Tolu con i loro Grazie. legami.